progetto è iniziato a scuola, quando la nostra prof è entrata raccontandoci un po' Bologna delle Acque, e la nostra classe è una classe di pendolari, perché il nostro istituto è molto vicino sia all'autostazione che alla stazione centrale, e quindi io in prima persona non sapevo che cos'era Bologna delle Acque, non sapevo neppure che Bologna potesse avere dei canali. Sì, cioè io sapevo solo che c'erano dei canali e le altre cose sapevo... Cioè, come dire, guardavo Bologna come era ora. Sapevo che aveva dei canali sotterranei, e perché l'ho scoperto quando sono stata a fare una visita guidata in Via della Grada. E sapevo che era piena di canali e basta, cioè non sapevo tanto. Io vivo fuori Bologna, quindi di Bologna delle Acque sapevo poco, perché la storia di Bologna a scuola non si fa. Mia mamma mi aveva detto che lei è nata a Bologna, ha vissuto a Bologna tanti anni, quindi mi aveva detto che ci sono dei canali che si vedono anche adesso, ma non sapevo fosse una piccola Venezia come viene chiamata, non immaginavo. Io sapevo che c'erano dei canali, ma non sapevo che tutta la storia di Bologna... Comunque sapevo solamente che sotto i nostri piedi comunque c'erano delle acque, ma non sapevo che avesse un'importanza così tanto elevata per questa città nel Medioevo. Sono andato al Museo Palazzo Pepoli, nella mostra Quella delle Acque, che sembra in 3D, tridimensionale, e... A questo punto lo sapevo. E alla fine nessuno di noi veramente conosceva la storia, cioè tutti sapevamo di questi canali a Bologna, questi fantomatici canali, ma nessuno sapeva con precisione quali fossero e dove fossero o la loro storia. Beh, sicuramente abbiamo imparato molte cose su Bologna che prima non sapevamo, ad esempio la presenza dei grandi canali all'interno della città, quindi si poteva definire una Bologna come una piccola Venezia, dove comunque avvenivano anche trasporti per via mare e trasporti tipo commerciale. Siamo andati al Museo del Patrimonio Industriale, dove gli operatori ci hanno mostrato dove erano posizionati i mulini per la seta e per fare la carta, e quindi l'uso della forza dell'acqua motrice per far funzionare i mulini, ma anche proprio come erano costruiti, delle pale piatte perché raccoglievano l'acqua dai fiumi sotterranei. Un'altra cosa che ci hanno mostrato erano i vari utilizzo differenziato della seta come per fare gli indumenti, e quindi dello sviluppo che ebbe la seta nel corso del tempo. Dove abbiamo fatto tutto il percorso dei canali, il cavaticcio, il porto, l'ex manifattura, l'ex macello. Ci hanno mostrato il porto, da dove entravano le barche con le merci, la dogana dove venivano pagati i pedaggi, la salara. Proseguendo per il percorso, la manifattura tabacchi dove lavoravano le donne, poiché erano più delicate nel trattare le foglie. Il modo in cui vedo Bologna è cambiata sicuramente, perché magari camminando per le strade prima non prestavo attenzione a dei particolari che invece facendo questo progetto mi saltano all'occhio ogni volta che cammino per le strade. Vedo i dettagli di dove stavano i canali, cioè riconosco i posti, insomma. Cineteca, che adesso è presente a Bologna, prima era un macello, e che anche erano presenti molti mulini per la seta, il mambo,
un tempo era un forno del pane che veniva distribuito ai cittadini di Bologna gratuitamente, mentre adesso è un museo delle arti contemporanee. Molte opere dove proprio l'acqua era prevalente a Bologna e le case avevano le scalinate che finivano dentro l'acqua e ci si muoveva soltanto con delle imbarcazioni e non lo sapevo e non me l'aspettavo. Mi ha colpito molto lo scoprire che c'era un porto anche usato per il commercio. Quindi che le strutture che adesso noi vediamo anticamente erano cose diverse e raccontano esperienze o vite che non ci potevamo neanche immaginare. Mi colpisce sempre pensare che la gente facesse il bagno in mezzo alla strada, nei canali. I canali erano veramente utilizzati per tutto, sia le mansioni domestiche che quelle commerciali ed economiche. Beh, sicuramente il fatto che camminiamo tutti i giorni su dei canali. Non mi aspettavo che Bologna fosse così tanto importante, tanto da avere un porto che servisse come collegamento anche per le altre città. Quando abbiamo saputo che dovevamo lavorare come parte finale con i bambini, ci siamo organizzati in gruppi per cercare un primo materiale su quello che poi avremmo sviluppato nelle volte dopo, ovvero cercare materiale su com'era Bologna anticamente, sulla funzione che svolgevano i canali. Abbiamo stilato dei testi che abbiamo consegnato alla prof, dove raccontavamo un po' quello che avevamo capito di questa Bologna delle Acque. Di questi testi sono stati scelti solo i migliori, sono stati poi consegnati a tutti gli operatori che ne hanno fatto un riassunto da mettere in questa mappa che serve alle persone che andranno a visitare il museo o ai bambini per capire com'era Bologna una volta. Se si fa un giro per il centro, si sale sulla Torre degli Asinelli, di canali non se ne vede neanche l'ombra, ma bisogna sapere che fino a qualche centinaio di anni fa l'acqua era un aspetto dominante nella vita dei cittadini bolognesi. Pochi camminando sotto i portici di Bologna sanno di avere sotto i piedi tanti canali artificiali. I bolognesi deviarono i corsi d'acqua naturali formandone di artificiali per consentire la difesa, il commercio e la distribuzione dell'acqua alle case e ai mulini. E così l'acqua era elemento fondamentale ormai caratterizzante il paesaggio della città. L'acqua dei canali veniva usata in diversi modi. Le lavandaie facevano un bucato. C'era chi ci si lavava e qualcuno usava l'acqua dei canali anche per cucinare. Ma la funzione più importante dei canali era quella di produrre energia attraverso i mulini per macinare il grano e per gli opifici dove si lavorava soprattutto la seta. Abbiamo scelto le opere, i quadri e abbiamo imparato, diciamo, a leggere queste opere.
Sicuramente il fatto di elaborare dei testi su tutto ciò che abbiamo fatto, certe capacità, prima di tutto di sintesi, perché non potevamo mettere tutto quello che avevamo imparato, e anche il fatto che questi testi andassero poi a finire nella mappa didattica. Ci ha insegnato ad usare un linguaggio tecnico, un linguaggio comunque riferito a una vasta gamma di persone. E alla fine abbiamo fatto la preparazione per lavorare con i bambini. Cioè, quando la prof poi ci ha detto della parte dei bambini, io non mi credevo all'altezza. Io non mi sentivo comunque abbastanza sciolta, diciamo, da poter parlare dei bambini facendomi capire. Invece poi è riuscito tutto bene. Però non mi aspettavo di poter raccontare niente in realtà. L'ho appena imparato io, come faccio a dirlo a qualcun altro che non sa niente di questa cosa? Io sinceramente pensavo che non mi raccontassero molto, contavo più sulle insegnanti del mambo, però loro mi hanno spiegato la maggior parte delle cose. Non abbiamo mai fatto cose di questo genere, quindi un rapporto faccia a faccia con dei bambini e dover spiegare cose che i bambini non sanno. Cioè, raccontano diversamente i ragazzi dagli adulti, quindi ho avuto una spiegazione come se me la fossi data io stesso, perché erano dei bambini poco più grandi di me. Parlare con dei bambini è difficile, perché comunque c'è bisogno anche di un linguaggio diverso, e non avevo paura di non farcela. Me lo immaginavo che sapevamo che erano pronti, che sapevamo molte cose, e infatti sono stati molto bravi. Però credevo che le maestre avrebbero fatto un po' di più dei ragazzi. Invece direi che sono stati quasi livello pari. A Bologna c'era un porto che tra poco vedremo quando usciremo. Bologna era molto importante per la produzione della seta. Perché una volta non esistevano i treni, gli aerei, i camion, le automobili, e quindi li facevano arrivare con queste barchette che fino, dove vediamo lì il ponticciolo, venivano trainate da dei cavalli, perché lì il fondo è molto basso. Questi canali sono stati coperti perché l'acqua non seguiva più, perché le barche non seguivano più come mezzi di trasporto, perché c'erano ormai già i treni e poche auto. La cosa che mi ha più colpito è che si poteva fare il bagno e invece ora non si può più. I canali sono sporchi e li hanno quasi tutti chiusi. Era l'ex manifattura che produceva tabacchi. Prima dell'ex manifattura che era il convento dove appunto vivono le suore. Ho scoperto cose nuove, tipo che una volta c'era la tabaccheria e c'era anche il posto dove stavano le suore, il convento. Le donne lavavano quasi sempre i panni, e praticamente per tutta la giornata. E invece gli uomini vendevano le cose per guadagnare. Il complesso dell'ex mulino Tamburi è costituito da vecchi mulini antichi che sfruttavano l'energia idraulica per poter far andare i macchinari. Dentro il mulino appunto scorreva dell'acqua che serviva, oltre che a muovere i macchinari, per produrre la carta. Specializzata in produzione di carta. L'ho visto veramente con degli altri occhi, perché adesso mi sembra, quando anche giro per il centro, mi sembra di vedere i fiumi invece che le strade. Prima era tutto cemento, tutto. Invece adesso vedo dell'acqua, per la noto sempre, anche dei fiumi, dei canali, delle volte che non noto, adesso li noto. Tutta l'acqua che vedo per il centro la vedo adesso, prima no.
Nel primo incontro con i bambini abbiamo fatto l'esperienza di raccontargli un quadro di Basoli della fine del 1800 che raffigura le fabbriche del Cavadizzo. Glielo abbiamo raccontato in modo che loro capissero attraverso le nostre parole, magari anche le nostre emozioni, come dipingere questo quadro. La prima cosa che vediamo in questo dipinto è una collinetta verde con tanti panni stesi al sole. Alcuni sono appoggiati a terra e altri attaccati ad un filo. Sullo sfondo si vedono le fabbriche del Cavadizzo. La collina scende e si abbassa e in fondo c'è un sentiero sterrato, vuol dire senza cemento, no? Un sentiero antico che arriva fino al canale dove le donne lavavano i panni. Descritto il quadro e io non avevo capito niente, e però ci ho provato e alla fine ho fatto la collina dalla parte sbagliata, però per il resto sono andata abbastanza bene. Sembrava di essere dentro la Bologna di un tempo. Mi sembrava di vedere le fabbriche del Cavaticcio, le fabbriche di seta, di carta, i mulini. Mi ricordo che quando siamo andati in quel posto con le case gialle, le fabbriche, mi ricordo che loro ci hanno raccontato che il pittore aveva dipinto quel posto lì, però lì adesso c'era un cantiere ed era del tutto diverso dal quadro. E quello io ho pensato, ma da chiudendo i canali l'hanno rovinata a Bologna. Abbiamo studiato Monet, che è un grande pittore, e allora abbiamo imitato la sua tecnica per fare tanti disegni della Bologna, delle acque. Ha pitturato con queste tecniche, pennellatine, pennellatone, puntini, come Van Gogh con le pennellatone, Monet con le pennellatine, quella con i puntini, non so. Abbiamo fatto sempre un dipinto, sempre con la tecnica di Monet. Abbiamo disegnato il fiume del Cavaticcio, cioè il canale del Cavaticcio. Uno si metteva da due parti, uno disegnava la salita da dove scendeva l'acqua e uno il Cavaticcio. E allora io sono molto soddisfatto dei miei disegni in generale, perché mi sono piaciuti molto. Un po' come i pittori, solo che all'epoca moderna. Oggi in Via Piella ci siamo ritrovati insieme ai ragazzi e agli operatori del Mango e abbiamo parlato molto brevemente dell'afflusso del canale delle Moline che passa per Via Piella, e l'abbiamo fatto vedere anche ai bambini. Thank you.
breveria tutta riferita alla Lega Canale di Bologna, e per poi discuterne assieme ai bambini. Da un ponte. Però era fatto un po' diverso, vero Gaia? Era blu, verde, vero? Invece voi l'avete fatto tutti rosso, colorato. No, io non lo so. Poi c'è la signora che stende i panni. Il ricordo più bello dei ragazzi del Sabin è quando ci siamo visti per la prima volta e non sapevamo tutte queste cose che ci hanno spiegato i ragazzi del Sabin. Il ricordo più bello di tutte le esperienze è stato dietro il mambo, nel momento della ricreazione, quando c'erano i bambini che sono riuniti per fare nascondino, e lì rivederli tutti mi sono affiorata i ricordi di io quando ero bambino, e è stato veramente bello, molto bello. La cosa più bella per me è stato oggi dipingere il canale. La prima visita guidata che abbiamo fatto, con ancora la neve, ed era, cioè, è stato molto interessante, molto bello, perché è stata la prima scoperta, insomma, di Bologna delle Acque. Quando ci hanno spiegato cosa si faceva tanto tempo fa. Secondo me l'emozione più grande è quella di comunque rapportarsi con dei bimbi e vedere che comunque loro erano entusiasti, a parte l'inizio che è stato un po' difficile entrare in confidenza, comunque è stato molto bello perché loro poi sono diventati sempre più partecipi. Il ricordo più bello di tutta questa esperienza è che di aver conosciuto questi ragazzi, che mi è anche un po' dispiaciuto quando ho saputo che non li rivedrò più. Bello navigare nella storia con una bella barchetta col motore razzo turbo. Il ricordo più bello sicuramente è stato quando Alessandro, il bambino delle elementari, mi ha saltato in braccio alla fine del progetto. E quando io ho conosciuto uno che all'inizio mi sembrava quasi un bullo, poi in realtà mi è diventato amico con il suo compagno Emiliano, che abbiamo giocato, e l'ultima volta che ci siamo visti lui mi ha preso in braccio e Daniele mi ha filmato.